realtà è molto comune negli ultimi, soprattutto negli ultimi tempi, un determinato lessico relativo alla rete, soprattutto in Italia, web sentiment, battito del web, un approccio estremamente emotivo alla rete, grazie comunque ai social, grazie comunque alle interazioni sociali in rete, alle interazioni calde in rete. Ecco, io appartengo a una scuola un po' differente in realtà, secondo me c'è troppo forse sentiment in Italia, all'inizio della rete e anche nelle operazioni e operatività in rete. Io sono un po' più attaccato ai numeri. Il mio esordio oggi sarà raccontare la mia impresa, ma raccontarla parlando dei numeri della rete perché abbiamo scelto una determinata strada, ovvero per esempio in Italia c'è un overdose un totale abuso della parola Twitter, per esempio, che è totalmente sproporzionato a quello che è il reale uso. Sono 4 milioni di account in Italia, di cui 2 milioni attivi, rispetto per esempio ai 25 milioni di Facebook. Si è quasi terrorizzati a parlare di Facebook, ci si vergogna quasi da operatori a parlare sempre, sempre, sempre. Si è sempre col dubbio di una nuova bolla speculativa quando si parla di Facebook. No, per esempio, il primo motto della mia azienda, la seconda parola è comunicazione sostenibile. Cioè creare operazioni di sostenibilità della comunicazione, cioè fare operazioni intelligenti, non strategiche, non virali, cioè anche volendo, sì, ma il primo obiettivo è che siano sostenibili, cioè che abbiano parlando proprio di veri e propri obiettivi, ok? E soprattutto che sia un'analisi spesso dimenticata, anzi troppo dimenticata, da agenzie come la mia, per esempio, è un approccio numerico, statistico, di frequenze. Perché ci vergogniamo a chiedere quante persone cliccano o quanti like ci sono in una pagina? I like non è vero che tanti like non sono importanti, no, i like in una fanpage sono estremamente importanti, come sono importanti tante altre cose, sono ugualmente importanti. Ecco, io ho un approccio molto di sostenibilità e ponderazione delle mie azioni di comunicazione e credo assolutamente che i social network, Facebook in primis, poi parliamo di Twitter, siano proprio una delle strade ideali per la piccola e media impresa, soprattutto nella nostra regione, soprattutto nella nostra Italia.